arrivato puntuale. Esattamente 2 anni dopo il capitolo precedente. Come era sempre accaduto in passato, del resto, una puntualità ammirevole considerando che si ha a che fare con una delle produzioni più complesse in ambito videoludico. Considerando anche le innovazioni portate in campo e il fatto che il diretto avversario sulla piattaforma concorrente si è fatto attendere per un tempo praticamente doppio. Ma Forza Motorsport 4 ora è qui, è pronto, l'abbiamo provato e in questa recensione vogliamo raccontarvi perché, a nostro avviso, si tratta della più importante esclusiva Xbox per questo Natale. Forza Motorsport 4 è arrivato ed è il vero titolo fuori parametro della lineup Xbox per questo Natale 2011. La cura maniacale con cui è stato confezionato questo driving game è figlia di una passione sincera per il mondo delle quattro ruote. Una passione che non è solo cavalli da scatenare, ma anche controllo, piacere di guida e naturalmente compiacimento estetico. Elementi che da sempre contraddistinguono la serie Forza e che ritornano con prepotenza in questo quarto capitolo. Il gioco è contenuto su 2 dischi, ma c'è la possibilità di installare il secondo su hard disk per evitare di dover fare il disc jockey ad ogni cambio vettura. In questo caso lo spazio occupato sarà di circa 3 GB. I caricamenti comunque risultano veloci pur senza installare l'intero gioco su hard disk. Forza Motorsport 4 è vasto, il parco macchine comprende centinaia di vetture dei marchi più importanti, dalle semplici berline alle più blasonate supercar, ognuna ricreata fino ai minimi particolari, sia per quanto riguarda gli esterni che la strumentazione, dal comportamento su strada alle prestazioni del motore. Ognuna di queste potrà essere personalizzata con parti speciali ed elementi grafici creati dall'utente, un marchio di fabbrica della serie Forza. In modalità carriera dovrete affrontare il World Tour con più di 300 eventi, ognuno composto da diverse gare. Vincendo gare accumulerete esperienze e crediti in base al livello di difficoltà e alle prodezze compiute. Con l'esperienza salirete di livello e ad ogni livello preso riceverete in regalo una nuova vettura, mentre con il denaro potrete acquistare altre vetture oppure elaborare quelle che già possedete. Le gare sono suddivise in categorie e le categorie sono rappresentate dal livello della vettura, identificato da una lettera e da un indice numerico. Attraverso il negozio dei potenziamenti potrete modificare le vetture, aggiungendo o togliendo parti speciali per cercare di adattarle ai limiti imposti dalle singole gare. Naturalmente alcune vetture saranno più indicate di altre, a seconda delle caratteristiche del tracciato, e sarà a voi e alla vostra sensibilità ed abilità a scoprire quali. Utilizzando vetture di un determinato marchio, aumenterete l'affinità con quel marchio, pure questa espressa in livelli. Al salire del livello riceverete denaro, nuovi titoli di cui fregiarvi e forti sconti per l'acquisto di componenti speciali. Girerete il mondo correndo sui tracciati più famosi, da piste chiuse al traffico come Silverstone, Suzuka, Indianapolis o Hockenheim, fino a percorsi stradali come la panoramica del Fuji Mikaido o il lungo costa di Amalfi. Ma il vero spettacolo sarà mettervi al volante delle vetture e lì capirete perché Forza Motorsport 4 sia il racing game definitivo. Ogni aspetto è stato curato fin nei minimi dettagli. Il sound dei motori, l'erogazione, la tenuta di strada, l'aderenza delle gomme è stata ricreata partendo dai dati reali forniti da Pirelli. Adrenalina e passione sono le emozioni che vi assaliranno mentre scaricherete a terra gli oltre 1000 cavalli di una Bugatti Veyron lungo i rettilinei infiniti del circuito della Sartre di Le Mans, mentre sfreccerete per lo storico ring a bordo di una Zonda R o mentre percorrerete con una rarissima Ferrari F50 GT i saliscendi del Mugello. Piacere puro della guida in tutte le sue declinazioni. Questo è Forza Motorsport 4, con in più la straordinaria implementazione della tecnologia Kinect. Potrete poi rivedere le vostre performance attraverso degli spettacolari replay, perfettamente fluidi e con una regia da fare invidia alle gare vere. Potrete anche salvare parti del replay, oppure entrare in modalità foto e immortalare un sorpasso al limite oppure un'uscita di curva tutta di traverso. In modalità gioco libero potrete cimentarvi in una gara veloce contro le vetture controllate dall'intelligenza artificiale, o in una gara a schermo condiviso contro un secondo giocatore in locale, o ancora in una sfida al giro veloce in cui dovrete far segnare il miglior tempo. La sezione autovista è l'essenza della passione automobilistica. Qui troverete 24 tra le vetture più belle e desiderate al mondo, ricreate con un livello di dettaglio incredibile. Potrete esplorarle, entrare nell'abitacolo, accenderle, aprire portiere e cofano, scoprire dettagli della carrozzeria e del motore. Un vero e proprio autosalone virtuale da apprezzare al meglio con Kinect, che vi permetterà di interagire con le vetture usando gesti naturali, sporgendovi e toccando i particolari. Non tutte le vetture saranno
saranno sbloccate fin da principio, ma dovrete sbloccarle ad una superando delle sfide. Utilizzando Kinect potrete anche guidare, ma in una modalità molto arcade. Il gioco regolerà automaticamente velocità, accelerando e frenando al posto vostro. Voi non dovrete far altro che impostare le giuste traiettorie, simulando con le mani il gesto di impugnare un volante. Il riconoscimento è molto preciso e anche i tempi di risposta sono ottimi. Guidare in questa modalità a lungo andare potrà stancarvi gli avambracci, ma è comunque divertente sperimentarla e si tratta di una delle applicazioni ad oggi più riuscite della tecnologia di Kinect. In modalità Kinect Head Tracking, invece, ad essere tracciati saranno i movimenti della vostra testa. In questo caso giocherete con il pad e guardandovi intorno potrete ruotare leggermente la visuale per esplorare l'abitacolo della vettura. La collaborazione con Top Gear ha portato nel gioco la voce di Jeremy Clarkson, il tracciato di prova del celebre show inglese, la modalità soccer, ovvero una partita a calcio tra automobili, e infine lo studio che potrete usare come garage per la vostra vettura. La voce di Clarkson è stata naturalmente mantenuta e sottotitolata, mentre il resto del gioco è tutto doppiato in italiano. In modalità rivali dovrete affrontare una serie di sfide a tempo, battendo i fantasmi dei tempi migliori di altri giocatori. E poi naturalmente c'è il multiplayer, dove potrete sfidare fino a 15 altri giocatori, sia in gare classiche che in modalità di inseguimento o addirittura in gare a squadre. C'è poi una modalità spettatore, per assistere alle performance degli altri giocatori quando ci si unisce ad un gruppo che ha già iniziato una gara. Una delle novità introdotte da Forza Motorsport 4 è poi la componente social, rappresentata dai club, l'equivalente dei clan negli FPS. I club utilizzano un garage comune e permettono ai membri di condividere le vetture più costose e quindi difficili da ottenere. In più c'è la componente di personalizzazione, un vero marchio di fabbrica della serie e che va oltre il semplice potenziamento. Potrete infatti realizzare le livree delle vetture creando da voi le decalcomanie da applicare e poi condividere il tutto con la community. Potrete perfino mettere all'asta le vostre creazioni, vendendole in cambio di crediti di gioco. Avrete a disposizione una vetrina personale per i design, le foto migliori, i replay più entusiasmanti, che i vostri amici o gli altri utenti potranno votare. Tutte le modalità di gioco, inoltre, sono collegate tra loro, quindi giocando da soli contro l'intelligenza artificiale o in multiplayer accumulerete comunque crediti e i vostri migliori tempi verranno archiviati nelle classifiche online. Non ci sono parole per descrivere quanto è bello questo Forza Motorsport 4 e quando capita di andarsi a schiantare in una curva perché invece di guardare la strada si stanno ammirando i dettagli dell'auto che sta davanti, significa che è stato fatto un lavoro straordinario sul fronte del realismo visivo. Il dettaglio grafico è entusiasmante, freni incandescenti, fumo delle gomme, fiammate dagli scarichi, segni neri sull'asfalto e poi ovviamente le auto, vere protagoniste e reali come mai prima d'ora, e il tutto si muove a 60 fps. Il fotorealismo dei replay, la cura del dettaglio, gli effetti particellari, il frame rate solido, i livelli di difficoltà ben bilanciati, le tante modalità di gioco, il multiplayer e tutte le sue varianti rendono questo titolo incredibilmente profondo e longevo. Dopo averlo iniziato non smetterete più di giocarlo. In virtù di quel che offre in rapporto al prezzo d'acquisto, ci sentiamo di consigliare Forza Motorsport 4 come la vera killer application di Xbox 360 per questo Natale, ancora più di Gears of War 3, un titolo che rasenta la perfezione, o per dirla come Jeremy Clarkson nel trailer, l'ultimo baluardo del piacere automobilistico.